natazione. Una natazione, sì, ovviamente. Però all'interno, insomma, del contesto scolastico può avere anche una funzione. Insomma, possiamo raccontare delle storie per sensibilizzare i bambini, magari delle letturine agli inizi dell'anno, soprattutto con degli alunni nuovi, un po' per conoscerci, per creare, insomma, una sorta di un inizio, un legame. Oppure, come dicevo, può avere una funzione specifica. Molto spesso le insegnanti introducono un argomento approfittando di una storia. Lo si fa persino in matematica. Prima di iniziare un nuovo argomento, c'è questa sorta di cornice, che introduce appunto l'argomento più o meno così. Ottimo, anche hai utilizzato la materia importante, la matematica, no? Noi molto spesso pensiamo che alcune pratiche didattiche siano legate solamente a una materia, cosa che invece non è vero, perché lo storytelling, a mio avviso, si può adattare a qualsiasi materia. Anche, per esempio, anche non solo nel campo scolastico, anche nel campo del marketing, comunque noi possiamo utilizzare lo storytelling, ma è l'analisi di dati, quindi può essere utilizzato anche in quello, magari non so, l'andamento dell'azienda. Insomma, lo storytelling è un qualcosa, un raccontare, un dare dei dati, anche non per forza nel campo scolastico. Bene, non so, qualcun altro vuole dare la sua opinione oppure andiamo avanti. Giuseppe, tu sei sempre così attivo. Che cos'è lo storytelling per te? Che cosa se, beh, come ha detto pure Rosaria, vedendo pure affascina, quindi raccontare delle cose Sì? anche per immagini, come qualsiasi cosa, affascinando ovviamente chi ci deve ascoltare, quindi un po' come la sorta, come se scrivi una sorta di libro, no? Sei uno scrittore, come penso, come fanno gli scrittori, immagino. Quindi io che scrivo, quando scrivi una storia o comunque vuoi comunicare qualcosa, cerchi di trovare appunto il modo di renderlo più accattivante, quindi può darsi, proprio per conquistare l'attenzione, può darsi effettivamente quando ci raccontano con c'era una volta, insomma, così allora tu inizi forse ad avere a raccontare. Sì, esatto. Quindi Cioè lo io strumento. penso che sia qui, credo, perché purtroppo non sono un insegnante, quindi non ho la vostra formazione, Ah, capito, capito. onestamente. No, ma figurati, anzi, comunque va benissimo. Allora, va bene. Comunque, lo storytelling è l'arte di raccontare una storia. Ok, ci siamo. Quindi nasce veramente milioni di anni fa. Basti pensare anche all'uomo primitivo. No, ai graffiti, alle immagini, insomma, delle pitture rupestri, no? Che facevano gli uomini primitivi, e quindi prima che il linguaggio veramente fosse inventato, quindi veramente il raccontare storie è primordiale, se ci fate caso, e anche perché le storie poi venivano tramandate, no? Insomma, si tramandavano le storie del passato e si ricordavano. E quindi raccontare la storia, se una storia fa parte della nostra routine quotidiana. E quindi tutto quello che è immagine, vedete, è comunicazione visiva. Anche le stesse emoji, ad esempio, quando magari possiamo raccontare una storia anche con le emoji. Se ci fate caso, magari mandate messaggini, magari in sequenza, anche quello è storytelling, quindi insomma è veramente qualcosa di primordiale. Quindi vedete, lo storytelling è ovunque, nella letteratura, nei fumetti, nei film, ma anche nelle storie che raccontiamo tutti i giorni, nelle leggende, come dicevo prima. Quindi, e dovete sapere che poi le immagini, quindi la comunicazione visiva, ha molto più resta molto di più rispetto a delle parole. Quindi con le immagini noi ricordiamo molto di più. Quindi se ci aggiungiamo le parole, aggiungiamo le immagini,
andiamo a, ad avere molti più, ricordiamo di più. Quindi fondamentale anche la comunicazione visiva. Per quanto riguarda invece poi il digital storytelling nel nostro specifico, perché comunque parliamo, comunque lo leghiamo al digitale, al nostro raccontare la storia, la narrazione digitale quindi può ampliare un po' il nostro modo, no? Il nostro scenario di apprendimento, perché consente ai nostri alunni di utilizzare la loro esperienza, la loro creatività per creare dei prodotti multimediali. Ok? Quindi ovviamente questa attività, come tutte le attività comunque digitali, cosa fanno? Permettono all'allievo di essere protagonista, di essere al centro del suo processo di apprendimento, perché lui è protagonista dell'attività, è lui che ci mette la storia, lui che ci mette la propria esperienza, la propria creatività. E quindi, insomma, per realizzare qualsiasi prodotto, okay, noi possiamo avere uno storytelling, un video può essere uno storytelling, una presentazione multimediale, anche un libro, insomma, fumetti, poster, insomma, tutto quello che, tutti i prodotti che, insomma, si possono, come dire, creare. Quali sono i vantaggi di un, poi, del digi della, della, lo storytelling digitale? Innanzitutto facilita l'apprendimento di contenuti e quindi lo rende più divertente e più coinvolgente, sempre molto legato ai ragazzi, al mondo dei ragazzi, perché loro ormai sono dei nativi digitali e in conseguenza loro sono più portati, più coinvolti. Il digital storytelling inoltre attiva le competenze trasversali. Vabbè, queste sono tutte teorie del learning by doing, perché loro apprendono facendo, quindi possono comunque ovviamente attivare il cooperative learning, quindi l'apprendimento cooperativo, quindi l'apprendimento in un gruppo, ovviamente anche il critical thinking, perché comunque il pensiero creativo, il pensiero critico, e anche ovviamente il problem solving, perché sappiamo tutti che una storia, dopo lo andremo a vedere più nello specifico, ad un certo punto è la risoluzione di un problema, perché c'è sempre, insomma, un problema da risolvere. E poi la soluzione, ovviamente, della storia. Inoltre, il digital storytelling incoraggia la rielaborazione dei contenuti in modalità più autonome e originali. Quindi è tutto, magari la storia, un prodotto di digital storytelling può essere anche la riscrittura di una storia, in modalità ovviamente più personale, quindi più originale. Potenzia inoltre le competenze comunicative con vari molteplici linguaggi. La collega prima parlava di matematica, ma anche dell'apprendimento delle lingue straniere. Fondamentale per me, per noi docenti di lingue, lo storytelling può essere comunque una pratica per mettere in campo le varie competenze linguistiche, quindi di produzione orale, ma anche di produzione scritta, perché no? E ovviamente stimola la capacità espressiva e la creatività, nonché la condivisione con gli altri, perché comunque i prodotti vanno realizzati per essere condivisi, e poi migliora ovviamente il piano affettivo e la motivazione, e soprattutto si apprende la stima che si ha, quindi si lavora anche sull'autostima. Quindi, insomma, possono tutti i vantaggi. Nello specifico, il digitale ci aiuta ovviamente ci facilita la condivisione e rende il prodotto accessibile da qualsiasi luogo. Non sto qui a farvi la lezioncina su come condividere, perché comunque una volta che un prodotto è online, quindi è facilmente accessibile a tutti, contribuisce di dare vita a storie reali ed immaginarie, favorisce i processi di riflessione cognitiva e consente magari le interazioni con i lettori, e può avere un feedback immediato agli autori, e supera ovviamente i confini dell'aula scolastica e crea un pubblico più vasto, perché i ragazzi possono mettersi in gioco, imparano, insomma, ad aprirsi e ad accettare delle critiche costruttive, che comunque il docente poi può, magari, oppure i fruitori di questo prodotto possono comunque dare delle critiche e quant'altro. Passiamo poi all'anatomia di una storia.
Quando creiamo una storia visiva, in questo caso, come faccio a sapere se sto raccontando la mia storia in modo giusto? Come faccio a garantire che la mia storia convolga e raggiunga il mio scopo? Come faccio? E dobbiamo, insomma, identificarci nel pubblico, perché noi, il nostro obiettivo è quello di evocare delle emozioni. Non so se ci leggete, lo faccio più grande. Quindi bisogna comunque, la prima domanda che bisogna chiedersi è: chi ho davanti? Qual è il mio pubblico? Quindi ci dobbiamo un po' identificare con il pubblico, perché il nostro obiettivo primario è quello di creare delle emozioni. Ok? Poi, quando per raggiungere questo obiettivo, insomma, dobbiamo anche chiederci quale cambiamento di comportamento vogliamo ottenere. Quindi dobbiamo emozionare, dobbiamo creare delle emozioni. Questo è di fondamentale importanza. Ok? Andiamo a vedere un po' la struttura basica di una storia, no? Adesso vi do delle, facciamo una struttura, no? Per quanto riguarda la storia. Prima di tutto, una storia, per essere tale, aspettate, devo farvelo, così non ci leggete, secondo me, ecco qua. Abbiamo un problema, ovviamente. Per esempio, c'è un, non so, un protagonista che avrà un problema. Accade un evento, un incidente che cambia, che dà una svolta alla storia del protagonista. Quindi, insomma, qui, insomma, poi ci sarà questo ostacolo, ovviamente, verrà superato. Allora racconteremo, non so, come il nostro protagonista affronta il proprio problema. E infine, ovviamente, abbiamo una soluzione. Quindi il narratore deve vedere, insomma, come risolvere questa storia. Ok? Quindi, insomma, abbiamo la parte del problema, quindi. Ovviamente, ne so, ho immaginato questa ragazza che va in questo percorso, no? Su questa strada, e a un certo punto incontra, non so, incontra un ostacolo, un animale da salvare, non lo so, un altro avventuriero, non so, comunque un qualcosa che va a porre un problema e poi bisogna trovare ovviamente la soluzione. Ok? Alzele me, ora che abbiamo ben chiaro, bene o male, la struttura, bisogna tenere in mente che comunque una storia per coinvolgere il nostro pubblico deve essere semplice, perché insomma bisogna attenersi e concentrarsi e concentrare l'attenzione sulla storia breve e lineare, altrimenti insomma andiamo ad essere pedanti, quindi semplicità, l'elemento a sorpresa, quello che vi dicevo del fatto del problema dell'ostacolo, quindi questo dettaglio rende la nostra storia un po' indimenticabile, quindi unica, e poi alla fine la chiarezza. Bisogna spiegare i fatti e raccontarli secondo, insomma, in modo che possano essere compresi da tutti. Quindi questo è un po' lo scheletro della storia, come è una storia. Infatti, quello che vi dicevo prima, ricorda che con lo storytelling vogliamo evocare delle emozioni nel nostro pubblico, quindi la nostra storia deve essere raccontata in maniera semplice, ma con il cuore. Questa mi piaceva insomma, come slide, perché comunque io penso che le storie ci devono emozionare e quindi ci devono rimanere, un po' come andiamo al cinema, insomma, immaginate le emozioni che proviamo di fronte a un film. Ok, adesso andiamo ad analizzare, andiamo nello specifico in Genially, che fino ad ora abbiamo fatto un po' di teoria. Dovete sapere che Genially ha tantissimi template, per chi lo utilizza sa che ci sono diversi template che possiamo utilizzare. Ovviamente abbiamo le infografiche, le immagini interattive, i video, i comics e le presentazioni interattive. Questi sono cinque template che possiamo
utilizzare per raccontare, per creare uno storytelling, quindi una storia. Ok, andiamo a vedere un po', così cominciate a pensare a quello che può essere, insomma, il vostro lavoro finale. Primo template, questo l'ho trovato su Genie, anche gratuito, molto carino, è un'infografica. Ok, le infografiche sono delle immagini all'interno delle quali noi possiamo dire tante cose. Questa mi piaceva molto, infatti la utilizzerò a breve con i miei alunni, perché stiamo lavorando sul cinema in francese, io insegno francese, perciò vedete alcune cose in francese, dove i ragazzi devono raccontare un film che hanno visto. Quindi anche quello è storytelling, ok? Devono raccontare, che ne so, un film, e questo template è adatto. Io non ho fatto niente, l'ho solamente tradotto in francese, che è in inglese ovviamente. I ragazzi devono poi fare questa, devono andarla a completare. Vedete, le infografiche cosa sono? Sono delle rappresentazioni visive di contenuti che vengono trasmesse tramite grafici, elementi grafici e visivi, con icone, immagini e quant'altro. Quindi è una cosa molto strutturata, molto, molto basic, e quindi che ci aiuta ad organizzare e classificare le nostre informazioni. Questo è carinissimo come template. Quindi ce ne sono tante di infografiche su Genie, magari dopo ci andiamo a vederne altre. Poi abbiamo l'immagine interattiva. Avete mai sentito dire un'immagine vale più di mille parole? Insomma, Genially c'è la possibilità di creare delle immagini interattive. Anche qui io racconto la storia del primo uomo sulla Luna con un'immagine interattiva. Dietro questi punti caldi ci sono varie attività, vari step di una storia di Neil Armstrong, no? Che potete mostrare ai ragazzi primo pallino caldo, ci abbiamo inserito il volo di Neil Armstrong, quindi proprio il video della spedizione, no? Poi abbiamo nel secondo abbiamo ritratto, quindi una immagine, vedete, voi all'interno della stessa immagine potete inserire un'altra immagine, quindi magari qui potete dire Neil Armstrong dove è nato, dove non è nato e quant'altro. Qui ci sono i passi che ha fatto sulla Luna, vedete qui e qui, e qua è un testo dove potete andare a inserire, non so, l'Apollo 11 atterrò sulla superficie lunare il 20 luglio del 69, e potete andare a inserire un testo. La cosa simpatica è che potete inserire anche una mappa. Io qui ci ho inserito la mappa della città dove è nato Neil Armstrong, ovvero Wapakoneta. L'ho scoperto preparando questa presentazione. Quindi potete inserire anche un Google Maps all'interno della vostra immagine interattiva. Potete insomma spaziare con un solo template, una sola immagine. È veramente una facilità. Poi abbiamo i video. Video, ovviamente, tramite il video il pubblico riceve delle informazioni in maniera animata. Genially ci dà la possibilità di rendere la nostra presentazione come un video. Vi faccio vedere uno che ho trovato, non è creazione mia, ho trovato sul gruppo Ispirazione Generale Italia, dove questa collega racconta la storia di questa cicala con un video. Ovviamente chi meglio i video, lo sappiamo da sempre che sono un ottimo strumento per raccontare delle storie. Generale ci dà la possibilità di dare una presentazione, che questa è una semplice presentazione, tramite video. Ovviamente voi potete stopparlo, potete mettere stop quando volete. Quindi, insomma, molto molto simpatico, niente di, insomma, trascendentale. Questo video è veramente semplice da fare, sono degli sfondi con del testo molto molto facile da realizzare. Quindi abbiamo anche l'opzione video
molto simpatica la storia, non so, mi ricordo che qualcuno l'ha avuta all'infanzia, alla scuola primaria, quindi può essere uno strumento molto utile questo qua del video per raccontare le storie ai vostri bambini. E poi abbiamo infine quello che a me piace di più, i comics. I comics sono uno strumento bellissimo per raccontare una storia, sono già preimpostati da Genia, lì non dovete fare nient'altro che insomma andare a inserire la vostra storia. Vi mostro questo qua, che se parte vi fa piacere, un po' più grande. Questo qua è una storia che ho chiamato un'amicizia, c'è cioè un piccolo errore difficile, il gioco delle relazioni. È già tutto fatto, non ho fatto niente io, ho messo solo il testo, dove insomma vedete, c'è la storia di questi tre ragazzi, che c'è questa storia, queste due amiche che sono innamorate dello stesso ragazzo e quindi insomma alla fine litigano insomma per lo stesso ragazzo. E vedete, Genia lì nel template, la cosa simpatica che vi dà i personaggi, potete cambiarli, potete cambiare le emozioni, potete cambiare ovviamente il testo, insomma è già preimpostato ed è anche gratuito, quindi dopo magari vi farò vedere dove prenderlo. E poi vabbè, c'è quell'altro, il secondo template che ho utilizzato, una semplicissima immagine che ho caricato. E potete insomma fare una comic strip, no? Si chiama una linea di fumetto dove andate a mettere insomma la vostra storia. Infine c'è vedete questo altro template, sempre preso da Genia, lì non ho avuto modo di personalizzarlo, però vedete, voi non dovete fare nient'altro che magari inserire il testo oppure cambiare anche in questo caso le espressioni dei personaggi. Potete benissimo utilizzarlo ed è molto semplice. Vedete? Ci sono le espressioni, due personaggi, il maschietto e la femminuccia, con le varie espressioni, e poi c'è anche il mostro, magari sempre per il fatto del problema, magari, non so, devono sconfiggere il mostro, insomma. Vi dice anche cosa fare, vedete? Copy, paste and cut FT elements to your comic, quindi potete benissimo anche, dovete copiare e incollare. Non ci vuole niente di così difficile. Infine, un altro modo per fare uno storytelling è quello delle presentazioni interattive. Quello che la presentazione che sto utilizzando, infatti, è una presentazione interattiva. Ad esempio, vedete, ci sono dei template già preimpostati in Genially, che come questa del piccolo principe. Che può essere solamente personalizzata. Ovviamente dovete poi pian pianino, vedete, andare a personalizzare, no, il vostro racconto, però lo potete fare tramite capitoli, insomma, ci potete andare a mettere la storia del piccolo principe e quindi andare a vedere, vedete, ci potete mettere una citazione, lo potete rendere veramente come più vi piace. Poi vi do degli spunti, ok? Gli spunti delle idee. Cosa possiamo fare con lo storytelling? Cosa possiamo realizzare? Possiamo trasformare, ad esempio, un racconto o parte di esso in un dialogo, un'intervista o una conversazione telefonica. Potete trasformare una storia in un fumetto, come vi ho detto, o in un video. Potete narrare un sogno complesso ambientato nel passato o nel futuro. Poi potete mostrare l'immagine di una persona sul punto di compiere un'azione e chiedere agli allievi di immaginare cosa accadrà dopo. Quindi la rielaborazione di una storia, quindi potete immaginare il futuro di un personaggio. Potete presentare il video di una notizia o un articolo e chiedere ai ragazzi di narrare la storia dal punto di vista dei personaggi. Potete creare delle interviste immaginarie, potete creare un video reportage, poi potete creare una finta trasmissione radiofonica o un talk show in cui i ragazzi sono portavoce di idee contrapposte.
creare una pagina di giornale fittizia che racconti un evento storico bibliografico, potete ricostruire una sequenza di eventi, un evento storico, una biografia di un personaggio, l'itinerario del protagonista di un romanzo, perché no? Tutti i luoghi, non so, di un personaggio che avete letto, di una storia che avete letto. Creare una campagna pubblicitaria per la divulgazione di messaggi e valori condivisi. Creare un video trailer, un volantino di invito alla lettura di un libro. Potete anche fare una mostra, una visione di un film che avete magari visto quando andate a vedere. Creare dei falsi tweet, commenti Facebook per legare il dialogo tra personaggi della storia ed esprimere il monologo interiore di un personaggio in un momento particolare della storia. E poi, infine, potete anche proporre un breve video e chiedere agli allievi di proseguire il dialogo tra personaggi, immedesimarsi in uno dei personaggi e scrivere il suo diario e immaginare possibili scenari. Questo, bene o male, sono degli spunti, delle idee che insomma potete utilizzare, magari che vi possono venire in mente per fare una storia. E poi adesso, quello che vi dicevo all'inizio, mi piacerebbe che cominciaste a pensare almeno ad una storia. Quindi potete scegliere almeno un template all'interno di Genially, chi non ha mai utilizzato, magari facciamo un attimo un passaggio, e cominciare a realizzare una storia, almeno le basi di una storia che deve essere insomma già terminata, e poi vediamo insomma di presentarlo la prossima volta. Okay, quindi mi piacerebbe che andiamo a farlo, andateci a lavorare insieme e magari posso darvi una mano ad inserire qualcosa, insomma, a vedere un po' di cose. Ok? Innanzitutto io direi di andare su Genially. Per chi non ha mai, io penso che tutti voi abbiate fatto questo tipo di percorso, quindi voi tutti quanti penso che abbiate un account, non un account pro, un account insomma, però insomma con l'associazione di Giovanni insomma potete magari crederlo, però alla fine potete benissimo utilizzare gli account, i template che ci sono a disposizione. Vedete, ci sono quello che vi dicevo, le presentazioni interattive, le immagini interattive, le infografiche, i video, quindi potete immaginare già un qualcosa di, insomma, potete veramente già partire da un template già fatto. Ad esempio, se non sbaglio, il fumetto che avevo preso dovrebbe stare in materiali informative. La cosa bella di Genially è che le cose a un certo punto mi compaiono veramente a un po' a fortuna, perché per esempio l'altra volta ho trovato un template, quello del film che vi facevo vedere prima. Quello del film l'ho trovato un po' per caso, facendo la presentazione che vi ho preparato. Per esempio, come è successo? Se cioè, che stavo andando su Genial Storyboard, vedete, non so se ci vedete, e qui sotto, vedete, ho trovato quella là, Movie Review, che è quel template che vi ho presentato nella presentazione. Cioè, mi arrivano un po' a fortuna. Quindi bisogna veramente andare a spulciare il sito e potete benissimo trovare un template simpatico. Anche questo, se faccio Genial Bio, vedete quello che vi dicevo prima, potete trovare un carattere, vedete, questa è la biografia di un autore, anche un commento di un libro,
potete fare il commento di un libro, la recensione di un libro, ma veramente ne potete fare tantissime, quindi insomma ci sono tante tantissime opportunità. Volevo trovare invece, vediamo, non gamification, proprio no, materiale formativo. Vedete, materiale formativo c'è l'uomo sulla luna, vedete? Si trovano, basta solamente andare a vedere, andare un po' a spulciare sul sito, qua ce n'è una cosa più, una bella, poi c'è questa del Giulio che è simpatica, insomma, li potete utilizzare come volete. E poi video, no, dove stava? Volevo vedere l'infografia, dove sta la, vedete, mi sono, volevo cercare quella del fumetto, dove sta? Presentazioni, forse, vediamo se sta in presentazioni, dove sei, dove sei, dove sei, no, ecco, questo è premium, però questa qua questa è simpatica. Vedete, è premium questa qua, però invece questa qua dell'eroe invece no, questa rossa, vedete, questa è molto simpatica, questa parla di due supereroi che insomma potete anche spulciare, potete raccontare la storia di questo. Vi volevo far vedere il comic che avevo trovato, che non trovo più, dove sei, dove sei. Se chiamo qua comic, tipo comic, c'è quella di Genial Storytale che ha utilizzato quella collega. Vedete, questa invece è la checklist che insomma, questa qua è la Visual Thinking Presentation, quello che ho utilizzato io. Dove sta? Non lo trovo. Dove sei? Ah, eccoli. Vedete? Stava in gamification. Eccola qua. Vedete, questo qua è un template simpatico. Che insomma è gratuito e che potete benissimo utilizzare. Ok? Ci siete? Vi va a fare questa attività? Che dite? Mi vedo un po' perplessi. Scegliete un'attività. Cominciamo e cominciateci a smanettare. Poi se avete dei dubbi, facciamo in questo modo, mi piacerebbe che se avete dei dubbi, lo facciamo insieme e vediamo. Su un qualsiasi argomento, inventiamo una storiella. Inventate una storiella con un problema, ci deve essere un personaggio che a un certo punto ha un problema e che lo risolve pian pianino con una happy ending alla fine. Ok. Ma quella è la struttura. E poi ne parliamo insieme. Poi, insomma, se avete dei dubbi, che se lo faccio io, insomma, possiamo anche, magari mi fate vedere, potete condividere lo schermo. Insomma, utilizziamo quest'oretta che ci resta per, insomma, cominciare a lavorare. Poi, magari, il giovedì prossimo la presentate, finita, e la presentiamo alla classe. Ti posso chiedere una cosa? Io non l'ho mai utilizzato. Volevo sapere, poi, è condivisibile tramite cosa? Cioè, ha un formato, lo puoi trasformare, non so. Ti faccio vedere, ad esempio, quando io faccio una qualsiasi presentazione, ad esempio questa qua questa era proprio per la giornata della Terra che ho fatto la scorsa volta. Vi faccio vedere come fare. Allora, ho tolto la condivisione. Voilà. Per esempio, vado a modificarla, che poi la devo modificare. Voilà. Una volta che hai, questa è la schermata che hai in genere, non lo conosci proprio. No, mai utilizzato. Un po' perché è in inglese e quindi preferisco gli strumenti in italiano, però. In italiano, da un po' di tempo, Ma io la prima volta che ho fatto il corso, cioè la prima volta che ne avevo sentito parlare, ero andata un po' a smanettare, era l'inglese, quindi ho detto dai. E sto vedendo l'italiano da un buon annetto.
quindi lo utilizzerò sicuramente. È molto E... l'ho detto più volte negli incontri che abbiamo fatto, e ci sono due scelte: o sei utilizzi un template già fatto, come sempre capita nel mio caso, perché io, avendo mille e uno cose da fare, anche una vita, molto spesso vado solamente a cambiare qualcosina, perché ce ne sono di bei template già fatti. Oppure, se sei una creator con tanta fantasia, puoi partire da zero. Però questo comporta un lavoro maggiore, visto che noi siamo dei docenti, insomma, super impegnati, con mille e uno classi, con mille e uno No, no, problemi. ma io lavoro molto con queste cose, solo che, per esempio, per fare video io lavoro tantissimo con i vecchi strumenti, tipo quelli proprio che ci sono su Windows, perché a volte metto delle immagini, a volte metto dei video, a volte metto degli audio, allora molti strumenti non mi permettono una cosa oppure non mi permettono un'altra, invece là mi sento più libera di inserire quello che voglio, però faccio tanti passaggi, modifico prima le immagini, cioè devo modificare tante cose, quindi lavoro tanto. Io sono animatore digitale, quindi queste cose, insomma, le mastico abbastanza, quindi se trovo uno strumento che mi piace, mi soddisfa, io ti ripeto, Genially per questa cosa dell'inglese, perché per quanto io lo sappia, comunque non sono particolarmente ferrate, quindi non vado ad esplorare quando una cosa mi è difficile. Però Capito. è anche per il discorso della condivisione, quindi io poi lo condivido. Così, guarda, cioè, vabbè, c'è il tasto. Video o PDF, non so. Allora, puoi fare, ci sono varie opzioni, o tramite link, e quindi ti si vede questo, insomma, il prodotto come lo sto vedendo io ora, Ma si devono iscrivere, per esempio? per Se io lo lavorare. condivido ai miei studenti, loro riescono ad entrare a vedere. Lo vedono per modificarlo, per Ah, beh, farlo loro, certo. solo per fruirlo, per fruirne in Sì, qualità di per vederlo. no, non c'è bisogno. Ok. Guarda, Quindi ci provo. sì, e poi insomma puoi anche mandarlo, vedi, lo puoi anche inserire in Google Classroom direttamente o in Teams, se hai uno strumento del genere. Sì, ma senza scaricarlo, sempre che devono entrare online. Tu potresti scaricarlo in verità, però non lo puoi scaricare con la versione gratuita. Ok? Quindi nella versione gratuita non riesco a scaricare. Io ho anche gli account di... Scarica, puoi solamente condividere il presentato. Scaricarlo non puoi farlo con la versione gratuita, lo puoi fare solamente con la versione a pagamento. Ok, ci provo. Ok, dimmi, vai. Invece Luigi, se volessi far lavorare gli alunni, o a gruppi o anche singolarmente, come si fa? Sullo stesso Genially non possono ancora lavorarci tutti insieme, Ah, cioè, quindi non in collaborazione. devono entrarci sempre in E possono. se io, volessi creare una copia per ogni alunno, Sì, col nome, lo devi rendere riutilizzabile. ma loro devono poi utilizzarlo previa una registrazione, giusto? Sì. Ah, quindi sono bambini piccoli miei, non... Dovresti avere l'account della scuola, magari, non so se Ah. l'avete, Ok. per esempio, la Google Workspace o con Teams, potete benissimo farlo. Quindi guidare i bambini alla registrazione su Genially e poi rendere scaricabile, Riutilizzabile. riutilizzabile. Solo individui. Adesso, per esempio, se io faccio, no, presenta, già l'ho presentato. Allora, io smanetto a cercare queste tue mani, ma dove le hai pescate? Allora, Non le trovo in nessun posto, queste qua. perché deve essere una, in effetti una base per la giornata della terra, anche per me. Sai come faccio Quindi... io? Spesso vado in. Questo è un segreto che vi do, non un segreto. Non è un segreto perché io non ho segreti. Vado in ispirazione. Ok? Vedete questo simbolino di riutilizzabile? Molto spesso vado qua e ci sono dei template già cioè riutilizzabili, persone che l'hanno fatto e lo hanno reso riutilizzabili al pubblico, agli altri. Le due mani le avevo trovate qui, che non l'ho fatto io.
non mi ricordo dove sta. Però se lo vuoi, lo rendo io, Elisabetta, lo do. Aspetta, vediamo. Ci dovrebbe essere, perché io così faccio. Vedi, questo di San Valentino è troppo carino. Dove sta, dove sta, dove sta? Quello della cellula è bellissimo, per chi fa scienze è bellissimo. Dove sta, dove sta, dove sta? Non c'è. A volte poi cambia, cambiano queste, però. Vediamo, non c'è, facciamo così, ti faccio io, te lo Questa faccio. immagine io l'ho vista su Google. Sicuro ci sarà Quindi su la Google. posso importare volendo, la scarico. Però guarda, aspetta, modifico il mio, non ti preoccupare, dovrei provare a farlo. Esempio, facciamoci, mettiamoci un altro. Inseriamoci un evento interattivo, una casa, dovrei poterlo. Anteprima, presenta, solo presentare, non me lo fa ridere, non me lo fa cambiare. Allora, condivide se scarica, vedete io per esempio lo posso fare, duplica Genia, lo posso duplicare, vediamo che fa. Voilà, lo duplico. Questa è la copia del mio Genia lì, lo so. Togliamoci questo. Bozza. Ah, pubblico. Voilà. Lo rendo riutilizzabile. Questo qua. E lo chiamo 10 azioni per salvare la terra, 10 azioni per salvare la terra, lo pubblico, riutilizzabile. Fatto. E lo condivido, copio e te lo metto in chat, quindi se tu lo riesci a prendere, va. Allora, dove sei, dove sei, dove sei? Come lo calo? Ve lo metto in chat per sulle mani. Dove siete? Non vi vedo. Mannaggia. Vedete un po'. Ecco qua, annuncia per te un cadeau. Eccolo qua, vedi un po'. Se ci clicchi sopra, vedi che ti esce. Grazie, Figura, io non sono geloso delle mie cose. Attenzione. Se volete, vi posso condividere anche quello là, come dire, dei fumetti, insomma, del fumetto già fatto. Insomma, lo rendete utilizzabile, insomma, non sono assolutamente geloso. Ma per esempio, a me piace molto, e l'adoro, Maria Ghirardi. Maria Ghirardi è una creatrice italiana, non so se la conoscete, che è geniale, lavora con i bambini dell'infanzia, fa delle cose, Nuccia, questa può essere una tua ispirazione. E vedi, fa tantissimi template già molto carini, ne ha fatti 95 di generi, quindi lei è proprio bravissima, anche lei è ambassatrice italiana, mi dice sono tantissimi di generi con già fatti, quindi guarda questo qua, questa agenda 2030, questo per esempio è molto utile. Quindi vedi, clicca qui per utilizzare questo template, questo te l'ha reso riutilizzabile. E tu puoi utilizzarlo a tuo piacimento. E per cercare questa docente Guarda, guarda. vado su Sempre ispirazione. ispirazione, guarda, sempre su ispirazione. Guarda, dov'è qua? Aspetta, Ma la barra non scorre. ti faccio vedere. Sulla sinistra, qua, vedi? Ma vedi ispirazione? Sì. Ma su ispirazione, vedi che c'è sulla fine Maria Ghirardi, che è l'italiana, vedi tutte persone straniere. Nella mia non c'è. Come non c'è? Ah, è metà, si vedeva un pizzichino, l'ho pescata. Ok, e quindi se io volessi mantenere il contatto con i lavori che produce lei? Tu vai sulla sua pagina, vai su ispirazione, vai sul Ah, quindi suo. sempre devo andare a cercare in ispirazione la Maria Girardi. Non posso metterla in preferite, non c'è una stellina che me la... No.
In effetti è in gamba. Wow, quante Quindi, cose no, belle. ma la Ghirardi è Mamma mia. l'infanzia, la primaria. Io un po' su Facebook la incontro, la incrocio, però qui c'è un mare di cose. Barra non la trovo. Come faccio ad andarci? Allora, Non c'è. guarda Maria, se vuoi, se puoi anche. Ah, tu sei col cellulare. No, Guarda, sono al computer, sono al computer. Non me lo fa devo. uscire. Guarda, tu se vai su Genially, qua siamo sulla. Andiamo sulla home di Genially. Ok? Sulla sinistra, vedi che c'è Crea un Genially, Creazioni, Cestino, vedi? Ispirazione. Sì, sono già andata, mi dà tutte le immaginette delle persone, non mi fa uscire questa italiana. Ah, e se aspetta, cerca ispirazione, se la cerchiamo, vediamo, vai. Infatti anche a me veniva fuori questa difficoltà all'inizio, perché era proprio in coda, a destra, si vedeva soltanto un pezzettino No, a me neanche dell'ispirazione. quello. Vedi se esce così. Guarda, così te l'ho messo in chat. Ok. E lei, insomma, lavora per l'infanzia, fa tantissime cose, insomma, c'ha pure un canale YouTube, veramente è un genio. Ho avuto l'opportunità di conoscerla, è veramente altro che, cioè, fuori dal comune. Però, ripeto, potete, io per esempio, questa mia presentazione che ho realizzato l'ho trovata da una spagnola, da una che lavora per Genial in Spagna, perché gli spagnoli sono molto bravi. E che sapete che Genial è spagnolo, e mi sono, diciamo, ispirato a quel template. Adesso ve lo faccio vedere dove sta, perché da qua l'ho preso. Ed eccolo qua. Comunicazione visiva e narrazione. Lo vedete? Niente di che. Io ho solamente, ovviamente, preso il suo template, l'ho modificato. Vedete, ho fatto veramente simile a quello già fatto. Ed è una cosa, insomma, è un punto di partenza, perché potete ispirarvi. Ok? Poi dipende dalla vostra materia. Io, per esempio, questo è la cellula. La storia, vi potete anche inventare la storia della cellula. Ma non so, ora non so cosa insegnate voi, però, per esempio, guardate com'è carina questa cellula. Cioè, ogni parte questa è un'immagine interattiva. Ogni parte della cellula potete raccontare una parte. Ora c'è, che ne so. Poi dipende dai vostri obiettivi. Ah, vedi, parlano anche di Rosalia, una cantante famosissima in Spagna. Quindi, ah, questo hanno messo le. Ma questa cosa mi è nuovissima! L'album di Rosalia, che è, insomma, l'hanno fatto da mille Geniali. No, vabbè, geniale questo Geniali, non ce la posso fare. Quindi, insomma, Questa è una novità sicuramente, come eh sì, eh la prima sì. volta che non vedo un'attività didattica, ma. No, ma ripeto, Genially viene utilizzato in qualsiasi campo, veramente. E 10 cose che non sapevi sulle margherite, per esempio. Quindi, insomma, molto dipende dall'obiettivo. Allora, io non so se l'hai ricordato, ma per chi avesse necessità di accedere alla versione pro di Genially, l'associazione mette a disposizione le credenziali versione pro, appunto, per tutti quelli che partecipano ai corsi, quindi se volete potete richiederle e avrete la user e la password per poter utilizzare questa versione. Uno dei servizi che l'associazione dà gratuitamente ai docenti. Vi metto nella chat il link così eventualmente se non l'avete ancora fatto, se lo volete fare, insomma, per richiedere. Ah, sì, vedi. Giovanni, ho dato un po' di tempo ai colleghi per cominciare a strutturare il loro lavoro. Va bene, va Mi bene. disturbo.
Insomma, io ce l'ho le credenziali della scuola, quindi anche quello pro. Però nella versione gratuita cosa cambia? Adesso mi dicevi il discorso che forse alcuni no, però hai un limite di quanti ne puoi fare? Pensavo alle creazioni. Adesso al di là del No, limiti di creazioni no, hai solamente la limite di possibilità. creazione, no, hai magari qualche template meno, eccetera. E anche la possibilità di non scaricarlo, mi dicevi prima, non si può Esatto, ma scaricare. lo puoi comunque condividere, lo puoi condividere tranquillamente, vedi, cioè puoi condividerlo, Sì, in modo in visualizzazione, però. puoi scaricare offline, questa è la cosa. C'è anche una differenza organizzativa, perché mi sa che nella versione free non puoi organizzare le cartelle. Esatto, vedi qua per esempio, non puoi, vabbè, Ah, ma ok. le cartelle sono l'ultimo dei problemi. Poi per Ma perché esempio... in alcuni siti c'è proprio un limite di creazioni, No, per esempio, devi cancellare. quindi questo account è un Ok. account che ho utilizzato per l'associazione, che è un free, guarda quanti ne ho fatti. Negli 8 incontri, nei 7 incontri che abbiamo fatto, ne ho fatti già tantissimi e quindi non ci sta il limite. Perfetto. Provo, grazie. Il limite, per esempio, non puoi scaricarlo, adesso ti faccio vedere. Questo vedi quando... No, aspetta, non lo devo presentare, ma lo Sì, devo... ma avevi fatto vedere prima che non si potevano scaricare. Stai lavorando su... No, ho capito. No. Poi, guarda, te lo dice proprio il sistema. Allora, modifica. Allora, nel frattempo vi ho messo nella chat il link, se avete necessità di utilizzare magari per prendere qualche template che fa parte della versione Pro. Ovviamente metto anche il Anche, codice. perché no? Vi ricordo anche il prossimo appuntamento che è il 27. Faremo anche un piccolo, ha detto qualcuno. Un piccolo? Se non si è sentito. Aspetta che Maria Luisa... Quindi un limite, ahimè, di Geniali, ma mi hanno detto che lo risolveranno, è il fatto di non poter lavorare con più account sopra lo stesso genere. E questo, diciamo, è un po' un limite nella collaborazione. Però se uno si mette d'accordo, magari dice tu ci lavori la mattina, io ci lavoro la sera, per voi ragazzi è un po' difficile fare una cosa simile. Però insomma è una cosa che dovrebbe avvenire a breve, ce l'hanno detto un po' di tempo fa, però ahimè ancora non è accaduto. Allora, questa... Guarda, dove sta? Aspetta, volevo far vedere alla collega. Cosa vedi? Per esempio, non lo puoi scaricare la versione free, cosa che puoi fare invece con la versione a pagamento. Entra Laura. Però alla fine non è che te lo scarichi per fare chissà che cosa. Prego, chi è? Alessio, dimmi tutto. Sì, ciao, intanto ti ringrazio per l'informazione che ci hai condiviso. Sto provando anch'io a fare un'immagine interattiva, mi piaceva molto questa idea. Poi un altro corso, stavo lavorando sull'escape room, però per un'attività che dovrò fare domani, questa cosa qui dell'immagine interattiva mi piace molto, quindi condivido già il fatto che quel Facciamo poco che hai seminato dovrebbe germogliare. Adesso non so se trovo le forze per finire oggi. insegna Alessio. Sono matematica e scienze alle scuole medie, sono di Ah, Modena, insegno a Campo Galliano. quindi Quindi siamo con lì. domani, proprio su Armstrong, farò, Ah, sto lì. iniziando proprio la, si dice, cosmologia, un po' su scienze, sto lavorando, vorrei fare qualcosa un po' più, lavorare fuori dai libri, quindi farò fare una ricerca proprio su Genially, quindi l'obiettivo è Ah, quello. e magari se ci vuoi condividere, se hai qualche dubbio o qualcosa, lo facciamo No, insieme. volevo solo chiederti, ho alzato la mano per chiederti questo. Intanto ti volevo condividere questo perché per magari qualcuno ascolta e volevo chiederti, non ho capito bene, se le persone si possono seguire. Non ho capito bene, per esempio, questa
questa professoressa Maria Ghirardi, si sì. può seguire o me lo devo mettere il link da qualche, salvarlo da qualche parte? Non ho capito. Allora, se tu vai, vabbè, se hai messo ispirazione, tu sì. puoi anche, se ci clicchi sopra. Ah, ce l'hai lì, ok. Sì, io sono su quel tipo. Qui, fammi vedere se lei, a parte che se andate sul sito, su Facebook, e andate su Ispirazione Generale Italia, sul sito di Facebook, là trovate tante cose già fatte. Per esempio, se facciamo adesso un tentativo, vi faccio vedere un altro strumento molto bello, che è una pagina di Facebook, questo è il mio Facebook ovviamente, Ispirazione Generale Italia, che è il gruppo Facebook italiano. Qui ci sono tantissimi template già fatti, io vi invito a iscrivervi, e qui molto spesso Maria Ghirardi, che per me è proprio il top, lei e Kiki, non so se la conoscete Kiki, anche Stefania Rigo è molto brava, ci sono tantissimi template già fatti, adesso se la trovo me la faccio vedere, aspettate, di solito condivide tantissimo, dove sta, eccola qua, Maria Ghirardi, questa è lei che, vabbè, insomma, lei è questa, per me è top, vedete, lei fa anche dei corsi, vedete, lei mette su questo suo sito Play and Learn Italia, mette anche altre attività, tantissime attività. Ci sta la pagina di questo Play and Learn Italia, che è il suo sito, ed è un qualcosa di veramente geniale, geniale. Quindi insomma, poi le mette a disposizione, poi su Facebook mettono a disposizione tantissimi materiali, voi potete veramente insomma fare, prendere ispirazione. Ovviamente loro fanno anche dei corsi a pagamento, ovviamente, perché giustamente se li fanno pagare, però insomma molto spesso okay. Condividono sì. delle cose già fatte ed è utile, ok, però. Ma anche qui, ripeto, qui per esempio, pure vi viene un'idea, per esempio, molto spesso nell'ispirazione di Genially, per esempio, ti puoi magari andare a prendere delle idee. Io Armstrong l'ho preso da qua, l'hai visto prima, no? Sì, sì, l'ho già scaricato, così domani io lo faccio vedere così com'è, gli dico fate una presentazione così. Però tu puoi far vedere, per esempio, puoi far vedere all'interno di quell'immagine, puoi far vedere i vari... Aspetta, io l'ho fatto proprio, ti condivido la mia presentazione, quella là del mio account, diciamo, pro, perché là lavoro su quello io. Aspetta, restate, non state qua. Ma vi condivido un po' di cose, vi faccio un po' di regali. Allora, dove siete? Maledetto, devo passare solo più account contemporaneamente, il mio schermo intero, voilà. Ci fate caso al mio bordello cosmico che ho sul desktop. Per esempio Armstrong, per esempio, facciamo un po' di esempi. Io qua ci ho inserito una finestra all'interno del quale ho messo un video. Allora, dove stai? Non ci sta più il video, prima si faceva, vabbè, aspettate, non voglio fare brutte figure. Qua, qui, è morto il video, è morto, vabbè, si è cancellato il video, infatti si è cancellato, però, anzi, meglio che si è cancellato, si potrebbe se andare a vedere come ho fatto. YouTube, ho messo Armstrong... viaggio da luna, ok, ho messo questo di qual era il mio fanpage, non mi ricordo, è la focus, vabbè, poco importa, questo mettiamo Aeronews, sì. Come si fa a metterlo, sapete inserire il video? Lo facciamo insieme, condivido. Ci fai vedere, io mi sembra abbastanza. Stai vedendo il mio schermo? Sì. Sì. Ok, faccio incorpora.
prendo il codice, prendo il codice di incorporamento, faccio copia e lo vado ad incollare. Come faccio? Torno su Disegna, lì vado sulla sbarra qui, sulla barra inserisci, vedete che vi si apre questo pannello dove c'è scritto audio, video, altri. Io ci vado a mettere altri e vado a mettere il codice di incorporamento e vado a inserirlo. Però qua l'ho inserito sbagliando sulla immagine. Invece se io lo volessi inserire dietro il punto caldo, vado a cliccarci sopra, vado ad aggiungere l'interattività con la manina qui e vado a mettere questo link, no, ho sbagliato, nella finestra, chiedo scusa, vado a inserire il codice qui, vado a renderlo embed e dovrebbe funzionare. Vuoi anche fare il cattivo, mo, non ho capito. Questa è bella della diretta, ma perché stai facendo questo? Allora, finestra, codice così, metto, incolla, salvo, presenta anteprima. Ah, adesso funziona, ecco qua. Quindi qua, per esempio, mi puoi far vedere il video, ok? Qui, ad esempio, racconti la biografia, ci metti un'immagine, racconti la biografia, quello che ha fatto e quant'altro. Sì, sì. Qui, per esempio, ci ho messo il primo piede sulla luna, quindi spiegare che è la cosa fondamentale, e poi ci puoi inserire una piccola storia, quello che è stato. A me piaceva anche metterci, per esempio, la città, no? Da dove proveniva, cioè metterci proprio il link di Google Maps, perché oltre a mettere video, immagini e testo, potete anche inserire altre cose all'interno di questi prodotti, tra cui potete inserirci, vedi, ci sono qui i provider supportati, Google Maps, ci potete mettere ci puoi mettere anche una verifica all'interno. Alla fine del percorso ci puoi inserire anche un Google Moduli, ad esempio, dove i ragazzi devono fare un quiz. Quindi magari puoi creare proprio un'unità didattica con una sola immagine. Quindi tutto un percorso didattico lo puoi creare in Genial. Sbagliato pallino, perdonatemi, vengo da voi. Chi è? Maria Luisa Schiraldi. Sì, allora possiamo anche inserire un quiz di, ad esempio, di Learning Apps oppure Word. Sì. Ah, ecco. Quindi come fine, ecco, come quiz finale per renderlo... Sì, come si fa? Così vi faccio vedere, vedete, quando vi vengono i dubbi vi faccio vedere. Allora, ad esempio, andiamo su Genial lì. Aspettate, dove state? Voilà. Allora, per esempio, andiamo sulle mie creazioni. Siamo qua, no? Andiamo sull'immagine della Terra. Andiamo a modificarla, ok? Voilà. Ci siamo. Dobbiamo andare su Learning Apps. Andiamo su Learning Apps. Accediamo a Learning Apps. Vediamo un attimo se riesco ad entrarci. Perché mi vengono sempre le password, ovviamente. Salviamoci. Ah sì, ok, tutto a posto, ce l'ho fatta. Io ce l'ho veramente in francese. Ah, io proprio stamattina ho creato un gioco con Learning Apps sui 10 gesti ecologici da fare. Vedi? Ci sei? Una volta che hai creato il giochino, Learning Apps è simpatico perché, insomma, c'è la possibilità di creare, ma anche di usufruire di giochi già fatti. Andiamo a prendere il codice embed, che sarebbe questo qua, il frame. Lo andiamo a copiare con questa iconcina. E lo andiamo, è anche a tema, grazie per aver fatto questa cosa, vedi, anche a tema, lo andiamo a inserire da qualche parte. Dove lo andiamo a inserire? Sotto un elemento interattivo. Per esempio, andiamoci a mettere un elemento interattivo che ci piace, non so, un elemento che ci ricorda il gioco, non lo so, che ci possiamo mettere un giochino? Non c'è nessuno. Una stellina,
Dove sta? La voglio blu, eccola qua. Cioè, andiamo a mettere questo evento interattivo qui, vedi? Ci sei, mi segui? E come interattività andiamo a mettere una finestra, ok? Mi segui? Per inserire dobbiamo mettere il codice qui, incollo, salvo, qua ci mettiamo un titolo, gioca, le fai il gioco, così vi faccio vedere pure questo segretuccio e andiamoci a mettere qua, vedi, io clicco sopra, fai il gioco, quindi capiscono anche che c'è un gioco qua dietro, ci clicco sopra e c'è il giochino all'interno del nostro gioco. Molto simpatico, in maniera molto bella, anche perché tu, la cosa bella di Genial lì è che voi non dovete, insomma, uscire fuori, perché a me, non, a me dà fastidio quando uscite fuori dal Genial, invece così avete tutto all'interno, è pure bello anche graficamente, lo so, cambia poco, però ci sta chi ci tiene di più e magari queste cose le nota. Ma puoi mettere da qualunque, puoi mettere Learning Apps, puoi mettere un Word Wall, puoi mettere un quiz di Google, per esempio alla fine di un'unità. E devo sempre cliccare sul, anche su Word Wall o, con l'embed? Sempre con l'embed. Se l'embed okay. Vuoi rimanere così, se vuoi questa visualizzazione, ok. Puoi mettere anche il link, però poi il link... Adesso ti faccio vedere la differenza. Fa uscire esatto. E fa entrare nel, diciamo, in World Wall. Esattamente, esattamente. Perfetto. Non lo tieni okay. Là. Adesso okay. Te lo faccio vedere, facciamo la prova. Guarda, allora. Andiamo lo stesso, se io metto il link, vedete? Se io da Learning Apps prendo il link e vado ad inserirlo, sempre qui, dove stiamo? No, qui. Andiamo a modificarlo, qui vado a inserire questa modifica, vado a inserire il link, mettiamo un altro elemento interattivo, vediamo un attimo se funziona, se vado a fare così, vedi la differenza? Tu vai nella pagina di... Se do il link, vado sulla pagina di Learning Apps, che può essere anche simpatica, attenzione, però, insomma, farlo all'interno del gioco, della presentazione di Genial è più simpatico. Daniela, dimmi tutto. Volevo chiederti, anche per inserire il Google Moduli, la stessa cosa? Sì. È preferibile perché sennò poi io insegno in una scuola primaria, sì. Quindi si confonderebbero, diciamo. Guarda, allora ti faccio vedere come fare. Pure è simpaticissimo. Allora, condivido. Adesso vedete un po' il mio casino cosmico. Sa? Io chiedo scusa, ma sono disordinato nella vita. Però, insomma, vivo nel mio disordine. Se vado nel mio Drive... prendo un qualsiasi Google Moduli, vediamo un attimo, un modulo, per esempio Mavil, che io faccio sempre questo è un modulo, no? Era una comprensione di un testo, ad esempio in francese. Se io faccio, quando faccio invia, vedete che ho sia il link che l'embed, che è pure qui. Se io prendo l'embed, quindi lo incorporo, faccio copia, vado sul mio bellissimo editor di sempre la giornata della Terra, ci vado ad inserire sempre un elemento interattivo, magari un pulsante con il testo, no? Per esempio ci metto questo qua start, però ci vado a mettere test, va bene, oppure fai il test, rispondi, sempre creare delle consegne chiare, vado nella sezione interattività, ci metto una finestra, ci vado a mettere il codice, lo rendo codice,
voilà, se faccio l'anteprima, dovrebbe andare, fai il bravo, rispondi, non è andato, ho fatto una figuraccia, fai il bravo, salva, vediamo ora, rispondi, non fare il cattivo, ha fatto il cattivo. No, Luigi, non preoccuparti, capita anche a me quasi sempre. Il bello della diretta, vedi, esce frame, uè, fu bravo. Ah, salva. Vediamo, facciamo un terzo. Alla terza dovrebbe andare bene, va? Vediamo. Vediamo se va. Se no, riprendiamo. No, non vuole andare. Allora, ripetiamo con il... Forse ho sbagliato con il qui. Allora, embed, copiamolo. Andiamo nell'applicazione, lo modifichiamo, allora, in finestra, togli tutto, vado qui, incollo, vediamo se ora funziona, se non funziona ragazzi mi perdonerete, ho fatto una brutta figura, adesso funziona, già si vede, quindi, dove sta? Vai, ce la puoi fare, qui. Caricati, forse tu non ce la fa. Poi fai bravo. Come è possibile non si vede? Dai, ce la puoi fare, mi fa fare brutta figura. No, oddio, è stato caricato, però non si carica. Aspettiamo, vediamo, facciamo. Fai bravo. Ecco qua, vedete? Adesso nell'applicazione, lo vedete? Sì, lo vedete, però no, non lo vedete perché stavo facendo la presentazione. Vedete, all'interno del Genially c'è il mio Google Moduli, ok? E quindi loro fanno il test, quindi per fare questo passaggio, ripeto, vai sul, metti, scegli come interattività la finestra. All'interno, vedete, della finestra io ho caricato il mio Google Moduli. Come ho fatto? Vado sul link, sull'embed, dove sono le freccine, lo incorporo, il codice, lo copio, vado sulla pagina dove devo andare a mettere e clicco su salva. È chiaro? Quindi posso metterci un Google Moduli, ripetiamo, un video, ci posso mettere un gioco... E quindi ci posso mettere qualsiasi cosa. Io qui, per esempio, l'avevo fatto con tante etichette, vedete? Cerca di andare ogni volta che puoi a piedi, in bicicletta, avevo messo tutti i gesti, insomma, 10 azioni per salvare il pianeta. E quindi, insomma, ma qua si può mettere anche un video, non so, sulla giornata della Terra, perché no? Si può mettere anche il video sulla giornata della Terra, tranquillamente. Quindi, veramente avete l'imbarazzo della scelta. Sulle risorse, questa è la cosa bella, quindi veramente avete su un'unica immagine avete il tutto. Tutto chiaro, Daniela? Sì. Quindi, grazie. Infatti, che il domani, io per esempio stamattina ho fatto un... No, oggi io non ho presentato il Genially sulla giornata della Terra, ho fatto un altro tipo di attività, però si poteva racchiudere, può essere un contenitore il Genially di tante attività. Quindi, per esempio, il collega che doveva fare l'attività sul Neil Armstrong potrebbe utilizzare varie cose, vari strumenti, varie risorse all'interno della stessa immagine. Si crea un percorso. Questo può essere anche un'idea, che ne so, per la presentazione di un progetto, per, non so, io faccio Erasmus, no? Ed è simpatica quando per esempio chiediamo ai partner di presentare i propri stati e di mettere la posizione delle loro scuole. Quindi ad esempio insomma è bello che si metta la posizione, no? Il Google Maps di dove si trova la scuola con la Street View che si vede la scuola, si possono fare queste visite delle scuole da dove vengono i partner.
si può utilizzare, non so, adesso verrà la giornata dell'Europa il 9 maggio, quindi insomma, dove potete, si può fare una cosa sull'Europa, si può fare qualcosa sul bullismo, quindi creare un fumetto sul bullismo, che è un argomento che va molto per la maggiore, diciamo, non so, la raccolta differenziata sta sempre a voi. La cosa fondamentale è che dovete avere chiaro l'obiettivo e il pubblico. Alessio, mi vuoi far vedere un po' questo come l'hai pensata? Condividi, se te la senti, condividi lo schermo, va. Dopo lo faccio con calma e ho preso un mappa, ho preso il simbolo della Terra, ho iniziato a interagire e quindi ho capito solo come funziona. Poi ho seguito ieri un altro corso che mi hanno dato un sacco di app e di link, quindi l'idea, adesso ti racconto questa, quello che voglio fare è dopo, adesso devo un po' riorganizzare le idee e prendere un'immagine e poi dello spazio, del Big Bang, qualcosa che raffigura e poi inserire per esempio la storia, il Big Bang, la storia del sistema solare, e i link ai siti che fai vedere i pianeti, perché ho dei video in un file documenti, ho dei link in Classroom e provo a mettere insieme e mi salvo così. Ok, Ok. quindi Sfrutto questa mia presentazione per dire, ragazzi, fatene una voi e do un elenco di titoli su cosa fare l'approfondimento, il Webb Telescope, i viaggi su Marte, la storia dei viaggi nello spazio, il esatto. futuro. Dopo do dei titoli e loro faranno la stessa cosa di quello che ho fatto io e quello che mi hai fatto vedere tu. Questo è un po' l'idea. Ho solo visto che funziona. Dopo metto insieme le cose. Comunque, grazie di avermi No, fatto questo. io se volete vi faccio vedere qualcosina. Diciamo che il nostro percorso è stato un po', abbiamo visto un po' di tutto per chi ha seguito insomma il corso nella sua nelle sue 8, le 7 lezioni che abbiamo fatto. All'inizio avevo fatto vedere un po' come si fa, però come si utilizza. Però adesso, insomma, penso che tutti sappiate utilizzare il Genially. La cosa fondamentale di Genially è l'interattività. Potete rendere qualsiasi elemento interattivo. Questa era la cosa. Anche su uno schermo di una foto già fatta, ad esempio, l'immagine magari questa, ripeto, questa operazione. Ad esempio, voi avete due opzioni per rendere interattivo questa immagine, no? Se volete fare una cosa più chic, che volete attivare, so, il Brasile, dove sta la mano qui, potete sia inserire gli elementi interattivi, ok? Sia potete andare a creare un'area invisibile, quindi renderla poi interattiva. Come si fa? Nella pagina degli elementi interattivi, in basso, vedi, c'è area interattiva. Ci clicco su e il sistema crea questo triangolino, questo rettangolino, chiedo scusa, invisibile, un po' violaceo. Vado a creare, insomma, a mio piacimento, la faccio tutto il Brasile, e vedete, rendo, mi aggiunge l'interattività. Io qui posso andare ad aggiungere una qualsiasi interattività, per esempio, non so, il link al video sul Brasile, oppure una, che ne so, un'etichetta
che mi dice il Brasile si trova nell'America Latina, per esempio, eccellenza, qualsiasi, e quando vado a, insomma, vedete, quando vado, vedete, non c'è nessuna cosa, non c'è nessun elemento interattivo, però è simpatico che, insomma, esce così. Potete creare anche questo, la scena interattiva si utilizza molto nell'escape room, ad esempio, dove i ragazzi, per esempio, devono andare a cercare un indizio, e quindi può essere simpatico, simpatico quello. Poi, allora, io non ho fatto questo con l'interattività perché mi ero lanciata sulla striscia di fumetti. L'ho creata, ma ho avuto una difficoltà. Cioè, il viso di un personaggio non coincide. Volevo cambiare l'espressione e quindi ho preso dalla pagina delle espressioni il volto. Però la coda di cavallo di questo personaggio, allora, sul fumetto è a destra, la faccia che voglio applicare invece c'è la sinistra. Dovrei fare dovrei ribaltare, ma non riesco a trovare il modo. Se vi faccio vedere... Vediamo. Magari mette delle dritte. Vediamo. Poi quello delle interattività lo farò magari stasera, mentre guardo la TV, mi diletto a fare anche questa sperimentazione. Vediamo. Io non so fare una cosa, smanetto, perché non lo so. È una sfida, poi diventa una sfida. Allora, aspetta che un po' di cose chiuse non arrivo a trovare. Facci vedere. Sì, finestra qua, ho trovato. Allora. Sempre sulla giornata della Terra ci sono questi personaggi che parlano. Allora, questa è la faccia della bambina originale che sorride. Siccome dice il nostro pianeta sta soffrendo molto, il sorriso non ci stava, quindi ho applicato un viso triste, ma dentro il cappello non ci sta, quindi mi limiterò a tenerla così, o magari poi farò un raggruppamento. L'altra bambina, l'altra ragazza dice: lo so, dobbiamo fare qualcosa. Questa ha la coda di cavallo, c'è la sinistra nel viso, siccome qui non ha l'espressione che si adegua a questa frase, allora volevo, applicare quest'altro volto. Ah, ok. Secondo me lo dobbiamo rifare tutto da cielo, devi fare proprio tutto da personaggio. Come fa? Ah, tu dici ribaltare il volto? Sì, perché ribaltare il personaggio? E come si fa? No, devi ricostruirlo. Aspetta, se vai nell'ultima... E come faccio? E qui, da qui l'ho preso il volto, vedi? Però hanno tutti... Ah, quindi c'è questo qua. Ok. Ma qua devi creartela. Ok, va bene. Si può scorporare, sì, sempre quella, vedi? Sì. Giusto. Io non ci ho la caccelli e la metti quella. Ok, sì. Ce l'hai così. Ah, ok, va bene. Allora, risolto. Vedi. E questo devo passare avanti. Va. Qua. E la passi avanti. E la copri. Ottimo. Risolto. Okay. Magari forse giusto per dare occhio, sembra un po' costecchiatta così. Magari la fai più No, la fai un po' più alta. Ah, tu dici che la devo tirare su. E quindi la devo allargare. Esatto. La faccio alta come gli altri due. Esatto, alta come lei, come loro. Hai visto? Ah, ok. Perfetto. Puoi anche modificare le nuvolette, le fai apparire con un'animazione diversa. Non lo so, guarda, tutto in automatico viene, perché io ho solo cambiato il contenuto delle nuvolette. Non mi piaceva questo grigio, ma non si può fare nulla per cancellarlo. La no. Niente, e qui continua un po', cosa possiamo fare? Incominciamo a sensibilizzare i nostri compagni e i nostri genitori. C'è sto bambino un po' affratto, gli batte il cuore, e poi niente, ottima idea, qui il sorriso ci stava, domani ne parleremo in classe,
incominciamo ad andare in bici piuttosto che usare l'auto, e lui sorride come se avesse avuto già un'idea buona da condividere. La ragazzina, forse qui lo sguardo triste non ci sta, deve essere sorridente, dicendo buona idea, ma ciò non basta. E lui con un sudore, goccia di sudore, dice: dobbiamo dire anche ai nostri genitori che la terra va rispettata, qui va aggiustato. Beh, certo. E poi finisce. Ho capito che c'è da fare. Ho capito che c'è tanto da fare, e lei col sudore sempre sulla fronte, e il bambino alla fine chiude la stringa dicendo: spero tanto che gli uomini capiscano che il nostro pianeta è unico. E Ottimo. finisce. Ok. E finisce là. E E magari ci puoi questo. inserire, non so, un messaggio, uno slogan sulla Terra, magari lo metti a parte, capito? Con Ah, una... quindi crea un'altra pagina Guarda, pubblicato. puoi creare una pagina, oppure se ci fai caso, che sta scritto end, vedi dove sta scritto Ah, end, sì. E c'è un più. Esatto, qui faccio l'interattività con un video. con un Ah. link, oppure anche ad una, guarda, se tu metti su interattività, Qua? esatto, finestra, Finestra? qua ci puoi mettere un messaggio e la fine, è davvero la fine, oppure ne so, magari fai, metti uno slogan che hanno fatto Salviamo la Terra, ci puoi inserire E i un... caratteri lo posso ingrandire da alcuni. Puoi fare tutto. Aspetta, che ho battuto male. Puoi fare di tutto. Salviamo il pianeta, poi ci puoi mettere un'immagine. Vi ho fatto vedere l'altra volta un sito che si chiama FreePic, dove potete andare a inserire, ma adesso vi faccio vedere. Ah, sì, aspetta, con la condivisione. Esatto, non ti preoccupare, figurati. Potete andare a... Non so, forse Alessio prima non c'era, l'altra volta non c'era, non me lo ricordo. Iscriviti. Sì, la prima lezione. Adesso sto facendo il viaggio nello spazio. Mandaci Però vi ascolto, vi ascolto. una cartolina dallo spazio. Allora, in FreePic, guardate, a me piacciono tantissimo quando andate in FreePic, che è un sito di tutte le risorse, insomma, ci sono anche risorse gratis, i vettori. A me piacciono assai i vettori. Quindi se io scrivo Earth, facciamo sempre la ricerca in inglese perché sta tanto da... Non ho creduto più tardi. Vedete? C'è, per esempio, vedete l'immagine della Terra, è bellino questo, Earth Day, oppure questa Terra, molto carina. Per esempio, me la vado a scaricare gratis, ovviamente, pianeta Terra, e me la vado a piazzare, nel caso tuo, Sì, Nuccia, a sì, piazzare, seguo. per esempio, come dicevo prima, per esempio qua mettiamo, invece del link metto immagine, finestra, va? Ce la vado a piazzare questa, recenti, questa terra. Giustamente non la si trova mai. Pianeta. No. Eccola qua. Caricamento immagine. Vedi? E qua ci metti che ne so, salviamo il pianeta. Ricordatevi di preservare la natura e quali sono i tuoi gesti per salvare la natura. Quando io ci vado a cliccare su, è anche simpatico. Ah, ma questo abbiamo messo il gioco, chiedo scusa, vedi? Ti esce il mondo. Non posso caricare insieme immagine e scriverci una didascalia sotto, vero? Sì, Ah, puoi? Ah, oh. io l'ho fatto per... Ok, provo io, vediamo se riesco. Al bisogno vi chiamo. Esatto. Smanetto un attimo. No, ma è molto versatile comunque come strumento, Genia, di cui veramente potete fare qualsiasi cosa.
la collega che non abbiamo mai utilizzato, come si chiamava? Rossi, non mi ricordo. Io anche non l'ho mai utilizzato. Ah, pure me, Mary C. Non so se volete una mano. Io purtroppo non ho una connessione granché veloce e quindi mi si blocca, insomma. Però stavo riuscendo. Solo che se mi fai vedere, praticamente ho cercato di mettere un link su un articolo di Wikipedia, nell'immagine interattiva, però non ho capito, sono talmente tante le cose che ci sono che non riesco a capire se devo utilizzare il pannello laterale. Adesso non mi prende, quindi qualsiasi cosa utilizzo, perché essendo connessa faccio fatica a connettere anche. Facciamo un esempio molto pratico, visto che abbiamo un'altra... Cioè, non ho visto se clicchi di fianco, cioè il link, io dove lo devo mettere, perché ho provato ma non mi sembra che mi compaia, adesso non so se è per la connessione. Faccio una cosa molto basic, cioè visto che mancano una ventina di minuti, ti faccio vedere che quando vado in un qualsiasi template, adesso vedendo uno a caso, ti faccio vedere un po' i programmi, un po' il basic, no? Quello che si può fare con Genially. No. Cioè, puoi inserire il testo, quindi tu lavori comunque l'immagine. Con questo qua al lato, non esatto. Lavori con le icone che spuntano in alto, lavori più che altro con questo qua di fianco. Ma quello che voglio fare, per esempio, se voglio, vedi, quando appena che clicchi sul testo, hai varie opzioni di testo, quindi il titolo, sottotitolo e quant'altro. Nelle immagini puoi lavorare con vari tipi di immagini, che possono essere queste con lo sfondo trasparente, quelle da prese da Pixabay, le GIF che io adoro, puoi lavorare con Google Drive, da Dropbox, però vabbè, è meno utilizzato. Poi puoi mettere le risorse, quindi puoi mettere icone, forme, grafici, frecce, illustrazioni e quant'altro. Gli elementi interattivi che ci servono per dare l'interattività, e poi... Io da lì ho messo il link, però non ho capito se è un problema di connessione per cui non mi si collega, oppure... Tu hai fatto, hai messo un elemento interattivo, se ho capito bene. E ho cliccato sul tondino dell'elemento interattivo che aveva già l'immagine. Ok, interattivo. Poi sono andata su elemento interattivo. Link, hai messo qui il link. Sì. Ok, qui dovresti poi, che ne so, adesso Wikipedia, non so. No, avevo copiato, avevo aperto la pagina Wikipedia, l'avevo copiata e l'avevo messa lì. Mi caricava, ma poi non mi usciva niente, quindi può darsi che sia solo un problema di connessione, se la procedura era giusta. Adesso qui sto sulla zona della Terra, su Wikipedia, e faccio copia, vabbè, molto basic, molto facile, e vado a inserire il link qua. Però io ho cliccato prima il link che mi dava già nell'immagine, come, capito, quel tondino che ti dà già nelle immagini. Ho capito. E dopo averlo selezionato sono andata su elemento, come, di fianco su elemento. Avevi già fatto il copia del link? No, l'immagine che avevo preso aveva già dei tondini. I tondini? Avevo cliccato proprio il... Aveva già la bandierina dove andare a cliccare, no? Con l'immagine della Terra che avevo preso, aveva già la bandierina dove andare a cliccare. Adesso faccio fatica a fartela vedere. Vabbè, comunque, no, alla fine, secondo me, ho il problema di... Cioè, ci sono quelle immagini dove ci sono già le bandierine, no? Avevo cliccato sulla bandierina e poi ero andata di fianco. Ah, è un pulsante questo qua? Sì, ho un pulsante sull'immagine, avevo già preso un'immagine predefinita, okay. C'era un pulsantino, ho cliccato sul pulsantino dell'immagine e poi sono andata in elementi interattivi e ho messo il link. Dovrebbe funzionare, perché vedi, se fai così... Sì, no, ma adesso ho un problema di connessione, quindi probabilmente, perché se sono collegata qui faccio fatica, insomma, è lento. Andare in... Ci proverò dopo, ma ci riuscirò. E invece io non riesco, Luigi, aiutami. Vai, fammi vedere. Vediamo se allora, aspetta, faccio di nuovo la condivisione. Aspetta, che qua c'ho mille cose aperte. Allora, questa è la frase di prima, giusto? Mando a capo, vado a prendere l'immagine dal mio desktop.
E poi mi dà questa scritta, io non conosco l'inglese purtroppo. E non la vediamo. Parse, response, fallite, cioè non va, non la prende, fallito. Okay. Fallito. E hai messo il link all'immagine? Link. No. Ma io invece caricavo. Dipende. Ah, siccome ce l'ho sul desktop. Come l'hai scaricata l'immagine? L'ho presa da FreePic. L'hai scaricata in JPEG? No, l'ho scaricata in vettore. Secondo me il file. Interrompo la condivisione. Come hai fatto? Voglio vedere perché a volte. Ok, allora devo cambiare la schermata di condivisione ora. Aspetta. Aspetta che devo un po' rassettarmi le idee. Quindi stacco questa condivisione e ne metto un'altra, giusto? Sì. Okay. E quindi vado a cercare FreePic. Dove sta? Aspetta. Ecco qua. Ok. L'immagine è questa qui, è questa, quindi scarico, download, giusto? Sì. Così, va nell'angolino, io di solito riduco un pochino, aspetta che tolgo questa, la afferro e la porto fuori. Però se non sbaglio, questa immagine cioè, ti dà una cartellina con due file, dipende quello JPEG, vedi? Ah sì. Apri la cartellina che si è scaricata. E qua. Aprila. Voi la vedete, giusto? No, non la vediamo per il momento. È un, no, e come mai? Un zip, giusto? È perché sta nei tuoi download. No, è un JPEG. Di solito quando scarichi, a me scarica sempre un formato zip. No, ora ti faccio vedere, vorrei che... Vai in genia, lì, fammi vedere. Oh mamma mia, mi sono persa. Non ti preoccupare. Allora, devo andare su Genially, quindi devo togliere questa condivisione, giusto? Sì. Ok, interrompo e vado a condividere con voi. È Genially, e dove sarà? Qua. E questo è quello di prima. Eh sì, adesso vai. Io ce l'ho in JPEG, immagine JPEG sul desktop. Vai di là nelle immagini, nell'icona immagine, rilascia qui, oppure clicca. Ah, la posso afferrare e portare dentro? Sì. Forse conviene fare così, se funziona. Lascinala là dentro. Nel quadratino. Sto facendo? Sì, lo stai facendo, sì. Oppure clicchi e la vai a cercare. Ah, si sta caricando. E mi dà sempre quella scritta malefica. Ok. Formato file non valido. Ah, stavolta sì, è andata, eh. Quindi fai salva. Quindi se io voglio acquisirla, no. Lo dice formato file non valido. È strano. Non so se vedete il mio desktop. Perché quando la carica di solito... Vedete? Non lo so. Boh. Se lo vediamo, è strano perché se l'è presa. Prova a provare a cliccare su salva. Vedi? Nuccia, non ti ho sentito più. Salva dove? Il pulsatore... Non mi senti? Il pulsante B. Ok. Sì, va bene. Aspetta che vado a cliccare su quello che dici tu. Sono tutte queste schede aperte, non sono brava a condividere le cose aperte. Ok, salvo. Può darsi che sia pesante, può darsi che sia però è strano perché quando non diventa trasparente, presa di solito non dovrebbe abbia immagine no, di solito non dovrebbe caricarla proprio, invece così è caricata. È caricata, ma non si salva, non...
dice formato di file non valido, forse devi cambiare file. Finestra, so. Formato di file non valido, finestra. Può darsi che non lo voglia in questa finestra, ma lo voglia... No. Lo prende. Lo vuole in media, dimensione media. No, dimensione media è della finestra, di come si vede la finestra. Ok, c'entra. Okay. No, è qualcosa dell'immagine, secondo me. Forse è vero, Paolo. Sì, se vedi come è fatto, dove c'hai l'immagine, perdonami, Nuccia, vai dove hai l'immagine, sul computer, dove ce l'hai? Sì, qua. Mi fai vedere la directory dove hai l'immagine, vediamo l'estensione. Vedete il mio desktop, non lo vedete? No. Allora, interrompo. No, perché tu hai condiviso la fine la scheda, devi condividere lo schermo intero. Lo faccio subito. Sì. Ok, secondo me hai un problema nell'estensione dell'immagine. Era magari per capire. Vediamo un attimino che tipo di immagine. Sì. Solo che io ho dei tempi un po'... Sì, ma sicuramente perché ti ho detto formato immagine non valido, quindi vuole un altro... O è troppo pesante, sei un vettore, secondo me è un po'... Come si fa a condividere? Condividi tre pallini, invece di fare scheda devi fare... Finestra? No, finestra. Il tuo schermo intero devi fare. Ah, schermo intero. Schermo intero, sì. Così vediamo quello che vedi tu e sul computer. Quindi ora io tolgo questo, vedete? Sì, adesso, aspetta, non ti muovere. Ecco, questa è l'immagine? Sì, è la proprietà dell'immagine. Aspetta un attimino che vedo. È una JPEG, quindi non è un file... No, le dimensioni sono 6 mega. 14. Ma non... Sì, ma non è di... Vabbè. Forse... No, potrebbe essere il nome che non gli piace il nome così come ce l'hai, però... Il nome questo? Sì, a volte ci sono dei programmi che magari quando hanno troppi spazi o parentesi... Detto potrebbe... uno, vediamo un po'. Però scusami, se ci clicchi sopra normalmente, torna sul desktop, sì. Clicca sull'immagine. Si apre. Ok, si apre, quindi è una JPEG normale che viene aperta normalmente, quindi diciamo prova l'immagine è corretta. Prova di fare l'operazione. Con il numero adesso uno. Chiudi, su Geniali. Chiudi e riapri. Chiudi la finestra, rimetti. Chiudi la finestra, tolgo la condivisione, vuol dire chiudere la finestra. Perdonami, voleva dire, vai su Geniali. Senza di voi, lo faccio da sola. No, con noi, perdonami. Vai allora su Geniali. Cambio la condivisione. No, così come stai. Ah, voi tutto quello che faccio lo vedete? Esatto, non ti vedo. Vai su Geniali. Allora, aspetta, Geniali è su una scheda. C'era questa qua, sulla scheda a destra, ce l'avevi, eccola qua. E quindi questa la tolgo. Questa qua, chiudi, fai con la X qua sopra, la chiudi. E la chiudi proprio. Esatto. E non va via pure la scritta, no? Non ti vedo qua, poi la rifacciamo, non ha importanza. Ma adesso vediamo se di capire soltanto se l'immagine... Ok, adesso riprova a fare l'inserimento dell'immagine. No, ho sbagliato, un po' di animazione. Oh signore, come si chiude sta cosa? Beh, clicca su un punto vuoto. Okay, ok, è andata. Mi sposto perché ho paura di combinare un guanto. No, sul lato. Di nuovo! L'asteroide e l'animazione. L'etichetta. Hai messo l'etichetta, però puoi anche cambiare. Ah no, devo andare sull'etichetta. No, uguale. È uguale. E che faccio ora? Scrivo. Guarda, c'è l'icona, non c'è, con calma. Dove dovete avere consapevolezza di quello che fate e soprattutto dove vi trovate. E guardare con attenzione quello che c'è nello schermo. In genere sullo schermo avete tutte le informazioni, dovete soltanto stare calmi e guardare con attenzione quello che c'è. Guarda che le icone, ogni icona ha un significato, cioè l'icona dell'immagine è piccola. Qua. Esatto, clicca, rilascia immagine, clicca sopra, oppure clicca, vai, clicca qui. Clicca. Hai cliccato, Nuccia? Sì, sta caricando. Ok. Vedete? Adesso fai salva. Dovrebbe andare, se non va mi uccido. Va. Ecco qua. È andata. Però aspetta, se io la volessi aggiungere,
sì, a questa, la famosa frase di prima. Sì. Allora, prima cosa, Nuccia, aspetta, fermati un attimo. Cerchiamo sempre. Allora, ascoltami un attimo, l'hai messa, però voi dovete fare attenzione sempre a quello che lo schermo vi sta dando, perché tutti gli strumenti e tutte le modalità per muoversi su un'applicazione digitale, il trucco è guardare con attenzione quello che avete a disposizione. Tu hai gli strumenti per scrivere, per, ecco, mo l'hai formattato centralmente, ti è venuta naturale, però l'importante è non muoversi a istinto, che sennò poi dopo fai fatica a trovare la causa del problema. Purtroppo bisogna essere un po' metodici su questa cosa. Salvalo. Perfetto. Vediamo se c'è. Chi che c'è? Quindi clicco qua. Oh, wow, perfetto, grazie mille. Allora, questo vale un po' per tutti. Quando vi trovate in difficoltà, diciamo il passaggio abbastanza naturale è cercare di non fare le cose in maniera istintiva, perché poi vi dimenticate quello che state facendo, e quindi tornare indietro e capire dove è il problema è sempre più complesso. Riiniziate dal punto di partenza, chiudete quello che avete fatto in quel momento e rifate il passaggio piano piano seguendo le indicazioni che l'applicazione vi sta dando, perché poi, cioè, voglio dire, a volte si può incartare, è normale, cioè capita, è raro ma può capitare, ho un po' di connessione, ho qualche problema, magari l'immagine è salvata male perché un byte internet ve l'ha dato in maniera errata e quindi il computer può andare in tilt, quindi non andate in panico e rifate con calma tutto da capo un'altra volta. Ok, quindi per la prossima volta magari partiamo proprio dai vostri prodotti e magari ci facciamo, ricondividiamo, possiamo anche creare una bacheca di Padlet, Giovanni, dove tutti quanti la possono, sì, inserire i loro lavori, così ce li conserviamo, li pubblichiamo. Sì, sì. Allora, l'importante è che fate, allora, usate questi giorni per provare a smanettare un po', perché altrimenti di fronte a delle piccole difficoltà voi vi trovate fermi, quindi è un peccato, quindi è importante recuperare un po' di manualità con questi strumenti, quindi il consiglio è provate. E poi è importante, perché questo appuntamento è propedeutico a quello del prossimo, vediamo qualcosa di quello che voi avete realizzato e valutiamo insieme le difficoltà che avete potuto trovare, e quindi insieme a voi poi andiamo a vedere, ecco, un po' come abbiamo fatto con Nuccia, queste situazioni che possono sembrare insormontabili però sono cose molto semplici da risolvere. Però se voi non vi ci mettete, vi cimentate, diventa un po' arduo anche per voi, per noi, per darvi una mano, perché ovviamente poi questi appuntamenti, oltre che darvi l'aspetto teorico, l'obiettivo è anche consentirvi di accumulare un po' di esperienza per poter essere autonomi e nel fare le cose in maniera indipendente. Allora, sapete utilizzare tutti quanti, penso sappiate utilizzare Padlet. Vi ho messo magari un Padlet dove andiamo a caricare il vostro prodotto, scrivete il nome pure, ecco qua, e le caricate sul Padlet. Vediamo se funziona. E magari poi lo spiegate. Sì, Luigi, conservatelo, io magari poi lo metto nella mail per chi... Sì, io questo l'ho messo qua, poi magari una cosa ho fatto in 2 secondi ora, poi lo possiamo anche modificare un pochino. Quindi. Sì, no, ma il link, l'importante è conservarsi il link. Io sono nella mia dashboard. Ah, ok, perfetto. Non problema. Magari te lo mando su WhatsApp. Perché così io vi ricordo nella mail che vi ricorderà il prossimo appuntamento, che eventualmente avete fatto del lavoro, utilizzate questo link di Padlet per inserirlo, per caricarlo. Okay. Ce li teniamo tutti quanti conservati, ci possiamo scambiare anche i nostri dati, insomma, se mi chiedete, no? Ecco qua. Sì, perché io avevo provato a fare una cosa, ma insomma un po' veloce, senza proprio un canovaccio oggi, quindi... Ma quello, guarda, alla fine l'ho detto, lo dico sempre, la realizzazione del prodotto digitale è l'ultima cosa. Bisogna progettare tutto. Sì, la progettazione è quella che chiede più tempo, perché sì, voi dovete
raccontare, cosa voglio raccontare, come lo voglio raccontare, il mio pubblico, quindi dovete... E poi dopo l'assemblamento. Sì, infatti così no? Veniva una cosa veloce. Io ho provato a sfruttare una presentazione che già c'era, ho modificato qualcosa, ho buttato... c'è una cosa sciocchina fatta proprio... È venuta nel mio mondo, che io faccio sempre così. Quindi questo. Vabbè. Bene, dove? Quindi giovedì prossimo partiamo proprio da questi vostri prodotti e poi vediamo un po' di fare. Sì, perché l'obiettivo, come giustamente diceva Luigi, noi con le nostre attività formative vi diamo degli spunti e è ovvio che insomma c'è necessità che voi vi cimentate sopra e possiamo darvi un ulteriore contributo di esperienza, se però vediamo anche il lavoro che voi riuscite a fare, altrimenti sono di... A volte certi appuntamenti possono sembrare fini a se stessi. Invece in questo modo, per questo avevamo preannunciato che era un appuntamento un po' particolare legato anche al secondo del 27. Spero che apprezziate questo sforzo di... Se avete magari, la mia idea mi sta venendo al momento, se avete anche realizzato, non so, un prodotto di cui andate molto fieri, non so, un escape room in passato. Quello che sia, certo. Possiamo anche creare una repository col Padlet e ce li mettiamo, ce li collezioniamo e prendiamo ispirazione dal nostro gruppo, dalla nostra comunità di Conocalo, insomma, possiamo fare anche così. Sì, voi, non so se tutti voi siete su... Noi abbiamo un gruppo su Facebook, quindi magari anche lì potete... condividerci le cose o chiederci informazioni o quant'altro. Magari si potrebbe usare anche il Padlet se hanno dei dubbi, potrebbero scriverlo lì e così magari si vede e si può anche, cioè se riescono di solo scrivere quello che è la difficoltà che hanno, magari si riesce a vedere anche prima. Certo. Fare, oltre ovviamente a pubblicare, questa è una bellissima idea. Che poi se si mettono i geniali con la funzione riutilizzabile diventa una risorsa ancora più ricca perché basta prendere quello degli altri, lo si fa proprio e quindi è un risparmio di energia. Esatto. Ottimo, giusto Paola. Va bene, sono già fatte le 16:31. Sì. Grazie, allora ci vediamo alla prossima. Buonasera. Va bene, grazie a te Rosaria. E se avete altri dubbi, domande, come di consueto approfittiamo di questi ultimi minuti di Luigi e di Paola che sono espertissimi di Geniali. Io vi saluto, ciao a tutti. Ciao. Alla prossima. Ciao Paola, grazie per l'amicizia che mi hai chiesto. Ciao, un abbraccio. Va bene, allora il 27 è il secondo appuntamento e vi ricordo sempre che vedrete la registrazione sulla piattaforma dove vi siete registrati e gli attestati sono legati al secondo appuntamento, cosa che non abbiamo specificato prima, però volevo dirvelo, vanno insieme sul secondo appuntamento, quindi è necessario anche completare almeno parzialmente insomma il secondo appuntamento e poi vi ricordo sempre di sostenerci con il 5 per 1000 insomma che è d'obbligo è d'obbligo e poi ovviamente potete contattare me, Luigi o Paola o scriverci direttamente se avete necessità alla mail di Conocalo e vi diamo tutte le il supporto necessario che vi possa essere d'aiuto. Va bene. Va bene? È appena arrivato, ma richiesto di amicizia, penso sia uno di voi. Va benissimo. Va benissimo, allora ci vediamo. Sono io. Già ti ho aggiunto, Giuseppina, Giussi. Quindi su Facebook vi troviamo con Conocalo. Conocalo, sì, c'è il gruppo di Conocalo, oltre la pagina. Anche io ho mandato tutto. Sì, okay. Insomma, Conocalo insomma, è abbastanza noto, diciamo, più o meno, quindi ci potete trovare facilmente. E così rimaniamo in contatto per qualsiasi cosa che ripeto vi possa essere d'aiuto su questa attività. Va bene, ci vediamo settimana prossima. Il 20. Buona serata. Buona ciao, serata a voi. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Ciao, io continuo a lavorare. Ciao, grazie. Ciao Alessio, buon lavoro allora. Grazie mille dei vostri consigli. Grazie. Figurati, non ti preoccupare. Ci vediamo il 27. Grazie, arrivederci.